Avverrà mercoledì 30 marzo al porto di Salerno il primo accesso all'area dove sono depositati i container ancora sigillati da parte della Procura di Potenza, che avvierà così di fatto l'analisi sui rifiuti presenti nel porto commerciale. 213 container provenienti dalla Tunisia con a bordo 6.390 tonnellate. La Procura affiderà l'analisi ai suoi consulenti. Si procederà dunque a quanto ieri il procuratore capo della Tribunale di Potenza, Francesco Curcio, e il sostituto procuratore della DDA, Vincenzo Montemurro, hanno anticipato nel corso di un confronto ai sindaci di Serre, Battipaglia, Eboli e Altavilla Silentina. La prima ispezione esterna su tutti i container e non i 9 annunciati avverrà da mercoledì direttamente nel porto di Salerno, dove i consulenti della Procura verificheranno l'eventuale presenza di emissioni pericolose o percolato. A seguito di questo primo controllo, ed esclusa quindi la pericolosità dei containers, gli stessi verranno nuovamente sigillati per essere trasportati a Persano nell'area individuata dalla Regione Campania. Una volta giunti nella zona militare ne verranno scelti una settantina a campione. Quest'ultimi verranno trasferiti in un sito idoneo per la caratterizzazione, ancora da individuare l'area, poiché, come specificato dal procuratore capo, occorrerà un vero e proprio impianto per questa operazione. Gli altri container resteranno chiusi e sigillati fino al termine della procedura nell'area di Persano, dove sarà garantita una sorveglianza. Al termine di queste operazioni verrà decisa la destinazione finale dello smaltimento a secondo della natura del rifiuto. Se effettivamente il codice 19-12-12 sarà confermato, verranno portati a smaltimento in un impianto per l'indifferenziato, altrimenti si procederà diversamente. I sindaci, pur apprezzando le garanzie ricevute dalla Procura, hanno ribadito la loro contrarietà alla permanenza anche temporanea dei container al Persano e hanno continuato sulla scelta di scrivere al presidente Mattarella per informarlo di quanto sta succedendo.